Ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati nel mio canale. Avrete sicuramente visto che siamo in una location diversa perché sono ancora in montagna. Sto preparando le valigie, ma prima di mettere via tutti i beauty che ho portato, ho deciso di registrare questo video perché so che vi piace sempre, avete sempre voglia di curiosare, sapere che cosa ho portato via, vestiti a parte, perché quelli non ve li farò vedere perché è un macello. Ho fatto alla fine una valigia unica, mia e di Emma, per cui insomma non c'è niente di interessante. Però insomma le cose più sfiziose, le cose che credo insomma vi interessino di più sono all'interno dei beauty. Li ho messi qua, sono già tutti pronti per essere inseriti in valigia, per cui prima di farlo insomma ho deciso di registrare questo video. I beauty non sono tantissimi, sono comunque belli pieni e vi dico la verità che quest'anno per la prima volta ho usato praticamente tutto quello che ho portato. Innanzitutto ho preso questa pochette, questo beauty, insomma abbastanza stretto, che non volevo occupasse tantissimo posto, che ho usato per contenere, non sono comunque tutti perché alcuni sono ancora in giro per la casa, tipo c'è il cellulare di mio marito, mia figlia lo sta usando ed è attaccata ancora alla presa, per cui insomma mancano degli altri cavi. Questa appunto era la pochette che portava tutto ciò che riguardava la tecnologia, per cui insomma cavi, cavetti, spine e quant'altro, perché abbiamo portato via telecamera, fotocamera, cellulari, iPad, per cui insomma serviva un contenitore, in questo caso una pochette che li contenesse a parte. Poi partiamo da questa. Questa è una pochette che avete visto sicuramente anche in altri video perché la porto sempre in tutti i viaggi che faccio. Dovrò cambiare sicuramente la cerniera perché vedete che si è rotta, però comunque riesco tranquillamente ad aprirla e a chiuderla lo stesso. Comunque è una pochette molto grande, davvero molto molto resistente, che io uso per i viaggi per inserire il mio Dyson. In questo caso, in questa vacanza, comunque ho messo anche delle altre cose, adesso un po' random, ve le faccio vedere. Innanzitutto, aiuto, questo prodotto è un tonico all'acido ialuronico della Isentree che mi era stato inviato da Yes Style. Mi trovo benissimo, contate che io non ho portato nemmeno la crema per il viso perché quando mi asciugo il viso dopo averlo deterso uso semplicemente questo tonico e dopo vado a mettere il fondotinta e per me è l'ideale, assolutamente mi sto trovando benissimo nonostante sia in montagna, non ci sia caldo, anzi solo la mattina riusciamo a stare con la manica corta, se no bisogna vivere con la felpa e sono contenta perché piuttosto dell'afa della città. E vi dico la verità che è sufficiente, davvero mi trovo benissimo, la pelle è super idratata e insomma è l'ideale. Poi ho portato via uno struccante, questo della Nivea, lo struccante occhi doppia azione. All'interno ho messo quello che è rimasto della, insomma, di questa confezione che conteneva tutti i dischetti per struccarsi. Poi come profumo, ma non è l'unico, dopo ve li farò vedere gli altri, ho portato questo della Yves Rocher, la spazzola, che questa vi straconsiglio da quanto tempo, la prendo da OVS, della marca Janeke, ne ho comprata anche un'altra ultimamente, ma insomma questa volta ne ho portata via una sola, è quella più vecchia, ma va benissimo. Due prodotti per i capelli. Anche questi non so se ve li avevo già fatti vedere, comunque della Pantene ho portato via questo olio protezione alla cheratina, mi sto trovando benissimo, ho fatto la doccia ieri sera, non so se vedete, ha tolto praticamente quasi tutto il crespo, ma vi lascia i capelli morbidissimi e super profumati. E una tantum, uso anche questo cristalli liquidi della Splendore strutturante illuminante con semi di lino e olio di cocco. Vado ad usare o l'uno o l'altro ovviamente. Ho portato via e non l'ho mai usato, vedete che è ancora chiuso, quest'acqua termale di Aven, ma la riporto a casa ancora nuova. Ho la scatola del, insomma, il contenitore del mio apparecchio. E poi ovviamente il Dyson ben piegato insomma all'interno della pochette. Ho portato poi, e credevo di terminare, una scatola di veline, non ho voluto comprarla qua, l'avevo già iniziata, ce ne sono poche, vabbè la riporto a casa, non c'è problema, che io tenevo perennemente in bagno per ripulire i pennelli, adesso vi spiegherò il perché.
Passiamo alla pochette dei pennelli. Quest'anno ho voluto portare questa morbidissima, super capiente di Carpisa. E all'interno cosa abbiamo? Innanzitutto, eccolo qua, lo spray per pulire i pennelli che io ho deciso di portare via. Ho finito quello della Kiko che amo. Ho comprato, ve l'avevo anche fatto vedere in un video, la scorta, ma visto che insomma ero curiosa di provare questo, ce l'avevo in scorta anche lui, della Primark, insomma ho deciso di portare questo, vedete? Ne ho usato anche un bel po', era nuovo, E lo uso praticamente ogni volta che finisco di truccarmi. Non ho più voglia di mettere i pennelli sporchi all'interno delle pochette, ma soprattutto lo faccio per una questione anche di igiene della pelle. Non ho voglia di mettermi a lavarli col sapone ogni volta, quindi alla veloce ho deciso di portare, e lo uso sempre anche a casa, insomma di utilizzare questi make up brush, che secondo me sono comodissimi, non puliscono a fondo al 100% i pennelli, però insomma una bella igienizzata gliela danno. Poi ho una lima, ho altri due profumi, adesso non ricordo con quali li avevo riempiti, sono due, praticamente due travel, due flaconi che voi potete riempire con dei profumi che avete a casa, vedete, e poi ve li portate tranquillamente in borsa. Io ne ho portati altri due, per cui alla fine ho portato via tre profumi. Poi come blush ho portato via questo veramente storico di Kiko, era un blush che credo abbiate comprato un po' tutte anni e anni fa, va ancora benissimo nonostante insomma non sia nuovo, anzi, ma è, cioè, è un colore secondo me perfetto, perfetto per la mia carnagione, che come potete vedere quest'anno non è assolutamente abbronzata. Ho portato via il fondotinta, io uso questo di Kiko, è il full coverage 2 in 1, è fantastico, davvero fantastico. Lo stendo con questo pennello che già vi avevo fatto vedere della Wycon, il blush sempre steso sempre con un pennello di Wycon, e poi per gli occhi ne ho portati via 3 o 4, 3 random, che sono questi tre. Alla fine io uso sempre questo che è di MAC, e questo non lo so, sarà uscito da un set di pennelli che mi sono stati mandati da qualche azienda, non ricordo. Invece questo è di Wycon e lui invece non l'ho mai utilizzato. Perché? Perché non ho portato ombretti. L'ho portato via per niente, ma vabbè. Invece questo, se volete sapere, lo uso per stendere un po' di blush anche nell'arcata, perché vi ho sempre detto che io il blush, oltre che sulle guance, lo metto anche nell'arcata sopraccigliare. Poi, temperino, una serie, non ve li tiro fuori tutti, avrò una 15ina di elastici all'interno della pochette. Temperino, quello piccolino, della matita delle sopracciglia, cioè lui lo riesco a temperare, questa matita la riesco a temperare solo con il suo temperino, insomma non con quelli classici, non la tempera assolutamente bene, anzi. Poi ho portato via, questo non l'ho mai usato, è un eyeliner con i glitter di Kiko, ma insomma è rimasto inutilizzato. Come è rimasto inutilizzato questo mascara che io ho comprato così, ma non mi piace assolutamente. Invece quello che uso per la maggiore ed è il mio preferito è questo qua di Kiko, che vi ho straconsigliato non so quante volte. Una pinzetta, e poi come matite per gli occhi ne ho portate via un po' random, sempre matite iniziate, due nere, questa è di Essence, è verde con i glitter, che è quella, vabbè non la vedrete mai con gli occhiali, comunque è quella che ho su adesso, e questa blu scura, bellissima, peccato che si consuma solo guardandola, di Wycon. E anche la terza pochette l'abbiamo svuotata, intanto le poggio qua. Per quanto riguarda, scusatemi ma adesso mi danno un po' fastidio, questa pochette non vi elenco tutto altrimenti facciamo notte, comunque è una pochette che io ho portato via per trasportare tutti i miei gioielli di bigiotteria eccetera, Tiffany e quant'altro. Ho messo tutto qua dentro, ben ordinato, in modo tale da trovare tutto al volo. E adesso veniamo invece alla pochette borsa più grande, questa ve l'avevo fatta vedere, arriva da AliExpress, l'avevo acquistata per portarmela al lavoro con acqua, merenda eccetera, è comodissima e l'ho trovata insomma molto molto pratica anche da viaggio. Adesso vi faccio vedere che cosa ho messo all'interno. Abbiamo gli spazzolini
quello mio e quello di Emma. Il mio ha perso il cappuccio, una mattina è caduto per terra e la copertura delle setole non siamo più riusciti a trovarla, non so dove sia scomparsa. Poi, come sapone per detergere il viso, ho deciso di portare questo di Balea, questo wash gel, che vi dico la verità, mi piace non tanto, ma di più, è buonissimo, pulisce strabene la pelle, ha questi microgranuli veramente leggerissimi che mi fanno una sorta di peeling, ma molto molto leggero, che mi piace moltissimo. Shampoo per tutta la famiglia, abbiamo questo, che è lo shampoo riparatore, che vi dico la verità è il mio. Poi abbiamo sempre del Vivo il multivitaminico fresh shampoo delicato quotidiano. Abbiamo come balsamo, non poteva mancare, sempre del Vivo Total Repair Rapid Reviver balsamo intensivo istantaneo, è il mio, sapete che lo amo io questo balsamo, non vado da nessuna parte senza di lui. Poi bagno schiuma, questo della Dove rinfrescante, buonissimo, piace a tutti. Poi abbiamo il balsamo barra maschera, che lei comunque lo usa come balsamo di Emma, che anche questa ve l'avevo, anzi lei ve l'aveva straconsigliata in un video preferiti. Questa qui è l'Elviv all'olio straordinario di jojoba, maschera multiuso con olio ricco di appunto jojoba, capelli molto secchi. È splendido, un prodotto fantastico per lei, per me è un po' troppo ricco. Poi questo l'ho portato ma non l'ho mai utilizzato, è il Balea Professional balsamo per capelli biondi da 200 ml. Siccome era iniziato ho detto me lo porto via, ma alla fine questo sì, è rimasto nella pochette e non l'ho mai utilizzato. Poi c'è un pacchetto di fazzoletti, un pacchetto di salviettine antibatteriche, tutte insomma scorte che mi ero portata via per la borsa. Questo prodotto fantastico, davvero fantastico, se avete dei brufoletti, ragazze, questo prodotto che trovate da Primark ve li secca in 2 ore e ve li fa scomparire, davvero è il Clear più Cool Blemish Gel al T3. È un prodotto davvero fantastico, fantastico per i brufoletti, mi trovo benissimo. Dentifricio mio e il dentifricio di Emma, il Mentadent e il Elmex, scorta di Cotton Fioc, anche qua, perché non bastavano quelli della pochette del trucco, una serie di elastici. Poi abbiamo queste pastiglie effervescenti della Cookie Dent, non perché qualcuno porti la dentiera, anche se a me prendono in giro che dicono che non ho l'apparecchio ma la dentiera, io li compro per pulire l'Invisalign, va benissimo ragazze, lo pulisce strabene. Poi una scorta, quella rimasta di lamette, e per finire filo interdentale, a parte altri elastici che ve li risparmio, un mollettone. Direi che sì, vi ho fatto vedere tutto. Poi vabbè, qua sul tavolo già pronte ho i vari cavalletti per tutte le cose tecnologiche, zaini, zainetti con cose di Emma. Adesso vedo se riesco durante la giornata a farvi anche un What's in my bag, magari girato qua in montagna, giusto per fare una cosa nuova, vediamo. Comunque se non lo registro qua, lo registrerò anche a Verona. Direi che ci siamo, sì. Vi ho fatto vedere tutto quello che ho portato nelle pochette delle mie vacanze, perché alla fine vi ho registrato, vi ho fatto un vlog che credo sia già uscito, se così fosse ve lo linko se ve lo siete perso. Comunque sono stata una settimana, un po' meno, 5 giorni al mare e praticamente una settimana in montagna, però ho registrato solo, ho fatto insomma il vlog della montagna, spero che insomma vi sia piaciuto, altrettanto che vi abbia fatto piacere che vi ho registrato questo video, fatemelo sapere nei commenti, un bel pollice in su mi raccomando per farmi sapere che questa tipologia di video vi è piaciuta, io vi mando un grandissimo abbraccio. Se non le avete ancora fatte, buone ferie, e sono invidiosa perché le mie sono già finite, e nulla, vi aspetto sempre qua sul canale in un nuovo video. Ciao a tutti!